Carissimi amici di Outbreak Channel, la pausa estiva è finita e noi abbiamo ricominciato con gli impegni di chiusura dei vari campionati a cui prendiamo parte di tiro dinamico e di tiro dinamico difensivo e ci siamo tolti proprio adesso la soddisfazione di portare a casa il nostro primo titolo di campione italiano in Revolver Division, vincendo l'ultimo National Doppiazione che si è tenuto a Pavia questo weekend. Con la nuova stagione all'arrivo, riniziano anche a piovere le novità e è nata proprio in questo contesto una nuova stella in casa Olight, una nuova torcia EDC tattica che vi potrà consentire di risolvere un sacco di piccoli problemi relativi proprio all'illuminazione. Voi sapete, io sono un patito di questo genere di gadget e ho delle piccole torce, sempre tutte Olight, attaccate al mazzo di chiavi di casa piuttosto che al mazzo di chiavi dell'automobile. Ma vado pazzo per la serie Garkfield, che sono queste torcette piccole e piatte che riescono a stare super comodamente in tasca nei pantaloni senza avere il rigonfiamento classico di una torcia dal profilo perfettamente cilindrico. Vedete, solo sul lato posteriore ha il sistema di ricarica magnetico classico del marchio cinese, mentre il resto del corpo è rettangolare. Io queste torcette le adoro, tant'è che ne ho due diverse perché hanno due modalità diverse di funzionamento entrambe. Quella che porto sempre con me ha il laser e, attivando la levettina selezionatrice, la torcia classica. Vedete, poi ha sempre questo simpatico indicatore di carica che ci permette di capire a ogni utilizzo quanta energia ancora è contenuta all'interno della batteria, che sono batterie potentissime di durata infinita e che mantengono la carica nel tempo in maniera efficiente, oltre ad avere una durata anche nell'utilizzo impressionante. Quest'altra torcia invece abbina, come è giusto che sia, tutte le torce devono avere la luce per illuminare, ma al posto del laser ha un VUD, una luce LED che consente di individuare nel buio tutte le particelle organiche e quindi di poter evidenziare, io ho dei gatti in casa per cui i peli lasciati in giro piuttosto che i pezzettini di piccoli materiali che utilizzano loro o di piccole prede che lasciano in giro per casa perché sono dei piccoli killer tra lucertole, mosche e chi più ne ha più ne metta. Anche questa ha il suo indicatore di carica residua e questa la tengo sul tavolinetto del soggiorno proprio perché mi fa comodo utilizzarla per vedere se hanno lasciato in giro qualche schifezza. E questa qui invece con il laser me la porto sempre appresso. Ma in questi giorni la Olight ha presentato un nuovo prodotto e io non ho potuto resistere a potermelo portare a casa in anteprima, proprio perché fa parte della serie Arcfield ed è il modello Ultra. Si distingue per una colorazione molto particolare, che non è né il verde militare della mia torcetta con laser, né l'arancione più tipico delle luci d'emergenza, ma è un verdino che vira leggermente un po' sul senape, un po' sbiadito, quasi verso il tan. E questa torcetta, perché l'ho voluta prendere, visto che ho delle torce molto simili? Beh, innanzitutto perché proprio questa tipologia di torce a me ha soddisfatto moltissimo, mi soddisfa moltissimo e quando ne esce un nuovo modello sono sempre incuriosito e di questa ho scoperto delle caratteristiche interessanti. C'è la torcia, c'è il laser e c'è il VUD, tutti e tre
insieme. Ovviamente poi sulla torcia abbiamo tante modalità selezionabili di intensità e anche la versione strobo, quindi è un prodotto molto più completo che unisce le caratteristiche vincenti di questo genere di torcia e che sostanzialmente ha delle dimensioni quasi sovrapponibili, quindi più funzionalità, più possibilità d'utilizzo in una dimensione tutto sommato sovrapponibile a quella classica. In più ha l'introduzione, come nell'ultima versione, questa qui che ha il VOD, della clip utilizzabile in tutte e due le direzioni, sia per infilarla a testa in giù nella tasca del pantalone, sia magari per piazzarla sopra il visierino del cappello in avanti e quindi utilizzarla a mani libere all'occorrenza, nell'evenienza appunto di dover fare, che so io, un intervento sulla macchina che fora di notte e quindi aver bisogno di entrambe le mani per svitare i bulloni, tenere la ruota di scorta, e con un cappellino si risolve brillantemente l'esigenza di illuminare le operazioni che si vanno a fare. Come questo modello precursore ha rastremato quella che è la posizione caudale, diciamo così, dove si attacca il suo supporto magnetico per la ricarica, che nella prima versione era quasi tondo completo come l'attacco, mentre poi dopo hanno mantenuto, diciamo così, la forma della torcia più sottile possibile dalla punta alla coda. Nella nostra scatolina che viene a corredo, anzi che contiene la torcetta, abbiamo all'interno un fregio, una monetina O-Lite fregio che rappresenta anche questa torcetta, molto simpatica, simpatica, carina, si usa facilmente. Io ce n'ho un'altra del genere, la uso come fermacarte perché è pesante, sembrerebbe ottone. Io adesso il materiale non lo conosco, però va benissimo magari per usarlo come fermacarte su un tavolo, magari se uno sta all'aperto con un libro lo usa per non far perdere il segno. E nella parte sotto della scatolina, che è una scatolina discreta, carina, è molto bella, oltre alle istruzioni che sono contenute in un foglietto che sta sul fondo, che adesso ci interessa fino a un certo punto, perché quello che è bello di questi prodotti è che sono plug and play, cioè sono molto intuitivi, c'è poco da andare a vedere, giusto se uno si vuole andare a ricercare con un po' di curiosità quali sono le caratteristiche tecniche di potenza, di durata, ci sono i cartigli in cui tutto è scritto e riportato, e poi ovviamente il nostro supportino di ricarica magnetico, ormai un classicone dei prodotti Olight, che senza bisogno di avere un jack da inserire e da tenere in posizione, si attacca e si stacca praticamente da solo. Dall'altro lato ha una comunissima presa USB che si può attaccare al caricabatterie del telefonino, ma anche al computer, perché mentre stiamo lavorando al PC le porte USB portano i 3 volt richiesti per ricaricare queste fantastiche torcette. Beh, queste torcette le potete ordinare da adesso sul sito della Olight e attraverso il link che leggete nella descrizione di questo piccolo video di presentazione, che è fatto per mettervi a conoscenza di questa novità che unisce le funzionalità di due prodotti che prima erano separati e adesso invece sono convogliati entrambi in questa Arcfield Pro.
Andando, dicevo, dal link che vedete sotto, aiutate il vostro canale preferito a potervi presentare sempre in anteprima questi prodotti e potervene un po' illustrare anche quelle che possono essere le utilità, perché questa torcetta io me la metto sempre in tasca, non mi dà nessun fastidio, con la sua clip rimane sul bordo, non scivola nel fondo a fare volume e sta accanto a un altro prodottino Olight che a me piace moltissimo e che mi risolve un sacco di problemi, che è un piccolo apripacco, perché è la lama di un taglierino che serve benissimo per aprire un pacco, che ha una sua sicura per non aprirsi accidentalmente, quindi dentro la tasca del pantalone questo non dà nessun problema e non si rischia che esca per tagliare la coscia. Poi integra un cavatappi e un piccolissimo cacciavite a taglio. Questo prodotto a me piace moltissimo perché è stato il mio primo consiglio che ho dato a Olight quando mi inviarono un prodotto estremamente simile, quasi identico, ma che era privo della clip. E io dissi proprio al rappresentante dell'Olight con cui sono in contatto: ma perché non mettete una piccola clip? Perché questo attrezzetto è comodissimo da portarsi sempre in tasca nei pantaloni. Beh, da lì a poco questo mio consiglio fu recepito e questo mi rende molto felice, quindi ve lo ripropongo volentieri perché è un piccolo gadget che primo non vi fa rischiare di essere, diciamo così, messi in difficoltà a un eventuale controllo di polizia, perché si tratta assolutamente di un attrezzo non adatto ad offendere, ma a tutt'al più aprire un pacco, aprire una busta da lettera. Per quello è molto comodo, io lo uso anche per tagliare le castagne quando è il momento, che già l'autunno promette che stia alle porte, quindi insomma incominciamo a pensare anche a quello. Ma vi dà modo appunto di risolvere tanti piccoli problemi di vita quotidiana, come quello di tagliare una fascetta o di togliere il nastro adesivo che chiude il pacchetto che prendete. Ricordatevi quindi, se siete interessati a questo prodotto, di approfittare di quella che è la campagna lancio, in cui vengono, lo sapete, prodotti proposti, un sacco di prodotti a prezzi scontati, tra cui questa torcetta DC fantasticamente realizzata, ma ricordatevi di farlo cliccando ed entrando nel sito commerciale della Olight attraverso il link che vedete in basso. Se avete già un account registrato sul sito della Olight, uscite dall'account, cliccate su questo link e rilinkatevi. Se non avete ancora un account, registrandovi al sito per la prima volta avrete diritto a un regalo che si unirà a quello che è il vostro carrello d'acquisti. Quindi, oltre a quelli che sono i gadget, le torce, o il taglierino, il coltellino, o le piccole tante finezze che trovate all'interno del sito commerciale, tutte cose molto utili e molto ben realizzate, avrete anche un piccolo gadget che, se siete fortunati come sono stato io, sarà proprio la torcetta che si può attaccare al mazzo delle chiavi, non occupa spazio, non assorbe tanta energia, ma ha una grandissima carica di batteria e quindi dura a lungo e vi serve quando vi serve, è sempre lì presa, pronta, a portata di mano e potete utilizzarla. Vi risolve un sacco di situazioni che non vi aspettate, come parcheggiare al buio e non trovare la strada per riuscire, diciamo così, a raggiungere il primo lampione che vi illumina il marciapiede, oppure tornare a casa magari durante un blackout e non trovare modo di infilare in maniera corretta la chiave della porta. Piccoli fastidi, ma che sono quasi quotidiani e con questi gadget si risolvono alla grandissima. Spero di avervi dato un buon consiglio e una buona dritta. Grazie per avermi seguito. Ci vediamo giovedì per la live. Ciao!